Lettera ai Romani, capitolo 5, verso 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Aerei suicidi. 7 dicembre 1941, Pearl Harbor. Gli aerei suicidi giapponesi irrompono sulla flotta americana. Questa triste pagina della storia, un po' dimenticata, è tornata alla ribalta dopo gli attentati che hanno insanguinato gli Stati Uniti l'11 settembre del 2001. Se le circostanze sono diverse, il principio adottato dai kamikaze è lo stesso in entrambi i casi. Ossia, alcuni uomini, sacrificando volontariamente la propria vita, trascinano nella loro morte un gran numero di loro simili. Questi metodi sono contrapposti all'opera che Gesù Cristo è venuto a compiere sulla terra. I kamikaze portano la morte. Il Signore Gesù, invece, per mezzo della sua morte sulla croce, dona la vita eterna a tutti coloro che si affidano a Lui. Con i loro atti, i kamikaze manifestano l'odio del cuore umano. Per mezzo del suo sacrificio, invece, Gesù Cristo alla croce rivela l'amore di un Dio che ci ha amati fino a dare il suo Figlio per salvarci. I comando dei kamikaze seminano turbamento e orrore. Il Signore, invece, porta ai suoi la pace della coscienza e del cuore. I kamikaze lasciano dietro a sé disperazione e lacrime. Gesù Cristo porta la speranza e la gioia a tutti coloro che lo riconoscono come Salvatore. Quando alcuni accarezzano l'illusione di andare verso un mondo migliore, queste azioni terroristiche ricordano ciò di cui è capace il cuore dell'uomo. Non cerchiamo l'amore in un'umanità la cui storia è segnata dall'odio. Cerchiamo l'amore in Dio. Egli ne ha dato una prova completa, donandoci come Salvatore il suo unico Figlio.